Mamme emozionate, bimbi, lacrime, zaini all'ultima moda, grembiuli nuovi, maestre sorridenti. Il ritorno sui banchi di scuola è una giornata evento per 19.910 alunni della scuola dell'obbligo e per le loro famiglie. Una giornata speciale a cui hanno preso parte anche il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore alla pubblica istruzione Maria Grazia Ciambellotti per augurare buon lavoro a tutto il mondo della scuola pratese. Prima agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria Gandhi a Galciana, poi al nuovo plesso di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale Pier Cironi in Viale della Repubblica, che sarà intitolato a Nelson Mandela. Ed è proprio quest'ultima una delle principali novità di questo anno scolastico. È uno spazio nuovo, completo di tutto quello che serve per una scuola primaria. Non tutte le scuole hanno una mensa, un'aula informatica, un'aula di arte come abbiamo noi, un giardino come quello che potranno vedere i genitori all'esterno. Quest'anno gli alunni iscritti fino alla secondaria di primo grado sono cresciuti di 160 unità e questo ha comportato l'attivazione di 5 classi in più alle medie, una in più alle elementari e una in meno per le Pegaso delle materne, dove si registra una contrazione. La presenza straniera in classe aumenta leggermente rispetto all'anno scorso, passando dal 26 al 27%. Puntiamo su una scuola che accolga le diversità e ne faccia un valore aggiunto, cioè che perché i bambini sappiano, come ho detto ai genitori nell'incontro, imparare anche ad essere, a stare in relazione con gli altri, a interagire, a creare quelle condizioni perché si sviluppi la competenza sociale, così come ci dicono le competenze chiave di cittadinanza europee. Alle scuole secondarie di secondo grado gli studenti sono 10.031. Rispetto all'anno scorso la popolazione aumenta di 98 unità. Il Buzzi diventa l'istituto con più iscritti, superando Copernico e Gramsci-Keynes. Gli alunni di cittadinanza non italiana sono 1.573, il 15,7% del totale, a fronte di una media nazionale del 6,6% e regionale del 9,9%. Quasi la metà degli stranieri è iscritto in prima, 373 sono in seconda, 253 in terza, 171 in quarta e 110 in quinta. Nelle prime gli stranieri rappresentano il 23,8%, dal secondo anno in poi la percentuale diminuisce progressivamente. Il Dagomari si conferma la scuola a maggiore presenza straniera, seguono Marconi, Livi, Datini e Gramsci-Keynes. Nelle classi prime del Dagomari gli stranieri arrivano al 52,8%, in lieve diminuzione.